Sul neutro di Mozzagrogna, San Paolo Vasto e Rocca Scalegna disputano la finale dei playoff nel girone B di prima categoria. L'11 di Vecchiotti arriva all'epilogo grazie al successo fratricida nel derby col Vasto Marina. Il team di mister D'Orazio vi accede invece grazie all'affermazione sulla Virtus Tollo. Per i roccolani, che cercano di riscattare gli sfortunati playoff della passata stagione, l'incontro è in salita, visto che per la peggior classifica rispetto ai rivali al termine della stagione regolare hanno un solo risultato a loro disposizione: il successo. I vastesi, al contrario, possono amministrare la gara badando a non prendere gol. Formazione rimaneggiata per il Rocca Scalegna, con Piero D'Orazio costretto a dare una mano ai propri ragazzi scendendo in campo dopo un lungo periodo di inattività a causa dell'indisponibilità di Innocenzo Franchetti. Partenza lanciata del Rocca Scalegna, ma sono dei vastesi i primi veri pericoli alla porta avversaria. Al nono Menabuoni si insinua in area e cerca di sorprendere l'incerta difesa avversaria, ma fallisce il bersaglio per buona pace di D'Arcangelo e compagni, in affanno anche all'11esimo, quando è capitano Di Donato che toglie le castagne dal fuoco, salvando a ridosso della linea sulla battuta rete di Madonna. Alla mezz'ora Mario Lemme, che di lì a poco verrà sostituito da Abiuso, cerca di essere protagonista con una inzuccata tutt'altro che velleitaria. A questo punto il San Paolo arretra vistosamente il proprio baricentro, lasciando il proscenio ad uno scatenato Rocca Scalegna assoluto protagonista nel resto della contesa. Al 34esimo i roccolani sfiorano il bersaglio, dapprima con il tentativo ravvicinato di De Vitis, a cui fa seguito nel proseguo la battuta a rete di Di Donato, che alza clamorosamente sopra i legni. Nel secondo atto della contesa le emozioni regaleranno al numeroso pubblico presente sugli spalti una gara di straordinaria intensità, con una vera e propria sagra dei legni messa in atto da Rocca Scalegna. Si parte con una clamorosa autorete sfiorata da Cicchini, che alza sopra i legni su una battuta a rete di Salicco. Il primo vero intervento di D'Arcangelo arriva al 14esimo, quando disinnesca sul fondo l'insidiosa battuta di Madonna. Al 25esimo arriva forse l'occasione più nitida per il Rocca Scalegna, che va vicinissimo alla segnatura con Salerni, decisivo per ribattere la battuta da limite di Salicco, e con Pepe che nella ribattuta è davvero sfortunato, centrando la traversa da due passi. Passano tre minuti e De Vitis, nonostante la carta d'identità piuttosto ingiallita, supera di slancio Vino e si porta in zona tiro con Salerni ancora decisivo per annullare sul fondo. Arriviamo al 32esimo e stavolta è il palo che salva Salerni sul calcio da fermo di capitan Di Donato. La timida risposta del San Paolo è affidata alla conclusione tutt'altro che velleitaria di Abiuso. Il Rocca crea pericoli in quantità industriale, ma la buona sorte non è benevola nei suoi confronti, come certificato anche da queste immagini. Al 43esimo Pepe colpisce ancora i legni con Salerni sorpreso, ma graziato dalla dea bendata. Un minuto dopo è D'Onofrio a centrare la traversa con una buona iniziativa dal limite d'area. Prima del triplice fischio arriva anche il nuovo tentativo dell'inossidabile De Vitis, che non sortisce gli effetti desiderati. Il regolamento dei playoff prevede la disputa dei tempi supplementari, che rispecchia l'andamento dei primi 90 minuti. Il Rocca Scalegna getta il cuore oltre l'ostacolo, ma i suoi sforzi non trovano il giusto premio. In avvio di frazione è il neo entrato Di Nucci, che soffia il pallone a Potente e non è altrettanto incisivo sotto misura. Il numero 16 rosanero si ripete dall'11esimo, quando si trova in ottima posizione, ma cincischia oltre il dovuto e perde l'attimo fuggente. Poco dopo è De Vitis a fallire una opportunità, tirando debolmente su Salerni, che ringrazia. Nella seconda mini frazione lo stesso De Vitis nelle battute conclusive, che centra l'ennesimo legno della contesa. L'impegno del Rocca Scalegna non basta e a gioire sono i vastesi, che attendono di sapere il nome della loro prossima avversaria, che si conoscerà dopo la disputa dei playoff nel girone C di prima categoria. Mister Vecchiotti, l'unica buona notizia di oggi per la sua squadra è il passaggio del turno, altrimenti dobbiamo riconoscere che la gara è stata a senso unico, ma da parte del Rocca Scalegna. Non credo che sia questa la chiave di lettura giusta. Sicuramente Rocca Scalegna nel primo tempo è stata molto equilibrata, anzi potevamo pure chiuderla, perché se andavamo in vantaggio la partita avrebbe avuto un esito diverso. Nel secondo tempo ha preso un po' il sopravvento il Rocca Scalegna, però tutto sommato sicuramente hanno avuto due o tre traverse da fuori area, non hanno avuto grosse occasioni dal mio punto di vista, anche se devo fare i complimenti a Rocca Scalegna, perché ha disputato una grande gara, è stato un degno antagonista e gli do un in bocca al lupo per il futuro. Adesso bisognerà attendere l'esito degli altri playoff, soprattutto quelli del girone C, ma una buona parte della strada che conduce nel campionato di promozione è stata fatta. Sì, noi andiamo avanti, credo che abbiamo disputato un grande campionato, siamo finiti secondi, cercheremo di ottenere il massimo da questi playoff per cercare di dare una soddisfazione e una gioia ai nostri dirigenti e ai nostri tifosi. Panfilo Carlucci, un risultato di parità, avete cercato di mantenere questo risultato che era per voi sufficiente a passare il turno, però onore al Rocca Scalegna che ha giocato obiettivamente meglio. Indubbiamente loro devono fare la partita in virtù della classifica, devono assolutamente vincere nell'arco di 120 minuti, un po' per la forza loro che ci hanno chiuso in area di rigore, un po' per noi che eravamo un po' sulle corde, abbiamo mantenuto col grande cuore, alla fine penso che grazie. Panfilo!
al cuore di tutto, il gruppo, siamo riusciti a sopperire un'ottima squadra, quindi colgo l'occasione per ringraziare a tutti. Grande capitano! Bocca al lupo! Grande capitano! Angelo Guerrini, il direttore sportivo del Rocca Scalegna, oggi particolarmente sfortunato. Purtroppo la partita, tutti gli spettatori l'hanno visto. Siamo stati sfortunati, non siamo riusciti a fare gol. Complimenti al San Paolo. Purtroppo siamo in debito con la sfortuna. L'anno scorso lo stesso abbiamo perso al 120esimo. Quest'anno al 120esimo abbiamo fatto una traversa. Nell'arco della partita ne abbiamo fatto 6-7. Comunque voglio fare i complimenti a tutta la squadra, a tutta la dirigenza e a tutti. Io credo fortemente in questi ragazzi e ci credo ancora. Purtroppo il calcio è questo. Auguri al San Paolo Vasto. Purtroppo l'amarezza è tanta.